i cittadini collaborare. Ma intanto siamo entrati con questa indagine nel cuore della città di Cosenza, dove abbiamo questa mattina arrestato i componenti di un'associazione mafiosa, oltre che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, un'associazione mafiosa che aveva un buon controllo di una parte di territorio dell'intera città e con modalità tipiche mafiose, cioè quella di chiedere la tangente, la percentuale in base all'importo di lavoro di tutte le opere pubbliche sino all'Università di Cosenza, tutte le opere pubbliche della città di Cosenza. Poi taglieggiavano in modo sistematico i commercianti e imprenditori e alcuni di questi imprenditori hanno denunciato. Questo è un buon segnale, vuol dire che anche in provincia di Cosenza, anche a Cosenza, si fidano dei carabinieri, si fidano della procura distrettuale di Catanzaro. Questo ci conforta, perché noi viviamo anche di questi segnali, anche di questi sensori, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo quindi ringraziare la grande professionalità dei carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, nonché il collega Falvo, procuratore di Vibo, che era prima ovviamente alla procura distrettuale di Catanzaro, responsabile del circondario di Cosenza, poi il collega Cozzolino applicato dalla procura di Cosenza. Oggi l'indagine prosegue con il mio vicario Capomolla e con il collega Vito Valerio. Il vertice della consorteria di 'Ndrangheta, che è stata attinta dall'ordinanza di oggi, era già stato condannato con sentenza passata in giudicato per l'associazione a delinquere di tipo mafioso e, scontata la pena al momento della sua scarcerazione, ha attivato tutta quella rete di relazioni per ricostituire, riorganizzare il gruppo di riferimento. Per cui questa è una capacità che ci impone di stare costantemente in allerta, di tenere altissima l'attenzione su tutto il territorio. Il profilo relativo alla reazione che in questo caso abbiamo registrato delle vittime dei tentativi di estorsione è un profilo che in qualche modo incoraggia nell'attività. Ci deve essere questa comunicazione reciproca, suscitare fiducia nella comunità e in questo caso ottenere collaborazione dalle persone che vengono attinte dalle attività criminali da parte delle organizzazioni e quindi questo clima di fiducia, incoraggiare nella denuncia e nel rappresentare queste vicende. Naturalmente questo ci impone un impegno sempre più forte, è un onere e un impegno che noi dobbiamo avere la capacità di mantenere veramente a livelli altissimi. E quindi il fatto che le vittime dei reati vengano a rappresentare, a denunciare ciò che li affligge è qualcosa che ci deve impegnare sempre di più. Un sistema che chiaramente prevede un accordo tra tutti i gruppi criminali con una pax mafiosa che poi si traduce in una comune bacinella su cui convergono gli utili, quindi il canale di droga che fluisce giornalmente in maniera copiosa nel mercato di Cosenza è frutto di canali di approvvigionamento che non possono che essere autorizzati dalle 'Ndrine. Certamente particolarmente importante è stata l'attività a riscontro degli elementi progressivamente acquisiti nelle indagini e tra questi riscontri sequestri anche particolarmente importanti di non solo di sostanze stupefacenti ma anche di armi. Si è dimostrato che le due associazioni avevano la disponibilità di pistole, fucili e tra queste anche armi da guerra, quindi Kalashnikov. Questo sicuramente induce a pensare che il controllo il territorio è sicuramente ferreo, ma esercitato in alcuni casi anche con la violenza che sicuramente può conseguire all'utilizzo delle armi.
Sicuramente quelle su cui il focus investigativo si è concentrato con maggiore interesse sono tre grandi appalti: uno che ha riguardato i lavori di ampliamento dell'ospedale di Cosenza, un lavoro di ammodernamento all'impianto di illuminazione dell'UNICAL, l'università con sede in Rende, e poi opere di restauro a un convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila. La cosa sicuramente importante è che con la forza di intimidazione, il metodo mafioso proprio di questi gruppi criminali, andavano a riscuotere, chiedevano il pizzo oppure la possibilità di acquistare da alcune imprese vicine all'organizzazione criminale, le somme richieste erano particolarmente cospicue. Stiamo parlando del 2% dell'ammontare di appalti che sono comunque di particolare livello.